Nella prima lettura abbiamo ascoltato la preghiera di Salomone. Salomone si rivolge a Dio il giorno della dedicazione del Tempio di Gerusalemme che ha costruito e ricorda i benefici, la fedeltà di Dio alla promessa del suo padre Davide e a Israele. A conclusione di questa preghiera supplica Dio perché ascolti il popolo quando viene a pregare nel Tempio. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo ascolta e perdona. Il Tempio di Gerusalemme era il luogo importante per gli ebrei, era meta di pellegrinaggi e di continui sacrifici, come prescriveva la legge secondo Mosè. E proprio qui nel Tempio di Gerusalemme si svolge quella scena del breve episodio che abbiamo ascoltato dall'Evangelista Marco questa domenica e che vede come protagonista una povera vedova. Gesù frequentava spesse volte il Tempio di Gerusalemme e quella volta, parlando alla folla, poco prima aveva detto: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti sulle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi saranno giudicati più severamente. E poi Gesù cominciò a osservare la folla che veniva in quel momento a fare le offerte al luogo del tesoro cosiddetto. E mentre vedeva dei ricchi che ostentavano la propria condizione sociale o economica ed esibivano gettando monete sonanti, pesanti, a Gesù però non sfugge il gesto della povera vedova che secondo le proprie possibilità offre due monetine, proprio una miseria. Tuttavia, per lei era tanto, anzi era tutto quello che aveva. Gesù non si ferma superficialmente alle cose. Attraverso il suo sguardo ci rivela il volto di Dio, il suo sguardo, perché mentre gli uomini si fermano alle apparenze, il Signore guarda il cuore, guarda nel segreto. E Gesù, avendo visto questa scena, coglie l'occasione per dare ai suoi discepoli un ammaestramento veramente importante. Anzitutto fa notare come i ricchi, attraverso il gesto del tesoro, gettano molte monete, ma Gesù sottolinea: tutti hanno gettato parte del loro superfluo. La vedova invece ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, perché lei nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Così succede che molti ricchi esibiscono una religiosità interessata con i loro gesti. La povera vedova, offrendo con tutto il cuore quello che aveva per vivere, confida in Dio e dona tutto a se stessa. Non manca di sperimentare nella vita che c'è chi ha molto e non è mai contento, vuol sempre di più, e chi invece è povero veramente nel cuore sa comprendere gli altri che hanno bisogno e quindi sanno praticare la condivisione. Ma Gesù in questa occasione, attraverso il gesto della vedova, ci apre gli occhi a riconoscere il segno dell'agire di Dio, che decidendo di operare la salvezza dell'umanità non si è limitato a offrirci qualche cosa del suo superfluo, ma mandandoci il suo figlio Gesù a farsi uomo in mezzo a noi, tutto si è donato.
Lui infinitamente ricco ha voluto farsi povero per arricchirci della sua grazia, della sua generosità, del suo amore. E Gesù ci ricorda spesso di saper imitare il gesto della vedova, in tante occasioni lo possiamo fare. Così quando mossi da umana compassione, lui stesso dice, sappiamo dare anche solo un bicchiere d'acqua a chi ha sete, a chi ha bisogno, data con amore.